Bianchini di Latina. Buon pomeriggio agli amici di Mondo Futsal da Valerio Di Prospero. Serie C2, girone D. Lo Sporting Giovani Risorse ospita il Minturno nel big match della 14ª giornata. Arriva ora il fischio, semaforo verde su Sporting Giovani Risorse, Minturno. Dunque rimessa laterale con Tabanelli, vince un rimpallo, poi Cristofori al limite dell'area, trova Tabanelli, prova ad appoggiare la sfera, ma c'è l'intervento di Morrone. Ancora un errore in fase di disimpegno della squadra ospite. Ora Ranieri, Cristofori, Martufi sulla sinistra per Tabanelli, con il destro colpisce Pestetti in maniera un po' fortuita. Allora riparte lo Sporting con Tabanelli sulla destra, il destro di Tabanelli, la respinta del palo. Ora il Minturno che riparte con il contropiede. In questo momento il fischio del direttore, va proprio Cristofori con il sinistro, la respinta di Morrone. Poi prosegue l'azione con Cristofori e ancora Morrone con il piede. Ancora però in possesso di palla il giocatore in maglia bianca con Benvenuto che si smarca bene, fa partire un destro che colpisce il palo. Bongianni che perde la sfera, Sanchez e ancora Correa. Il pallonetto e c'è Gonzalez che davanti a Tonini lo batte sotto le gambe. Cristofori lo scavetto, anzi era forse addirittura un tentativo di tiro. Ora Cristofori ora dal limite dell'area con il sinistro e il gol di Cristofori. Ora Damiani recupera il pallone dal limite dell'area, Damiani, e c'è subito il 2-1 dello Sporting Giovani Risorse. Tutta la panchina va ad abbracciare Damiani, cicca però il pallone. Ora Minturno con Sanchez sulla sinistra, prova il piazzato. Ora Minturno ancora in possesso di palla con Pestetti e c'è il tuffo di Tonini. Dunque Pestetti, Sanchez per Zotto, con il destro fulmina Tonini ed è il gol del 2-2 del Minturno. Ora per Cristofori dentro l'area, Morrone dice di no, ancora Cristofori riesce a toccare il pallone dietro per Ranieri e c'è il gol di Ranieri sotto le gambe di Morrone, il gol del 3-2. Contarino, poi Piacenti alza il campanile per Varano che stoppa, si gira ma trova solo la traversa, con Contarino che trova in qualche modo Varano che chiude la gara con un piattone sinistro di poco fuori dall'area. Bravissimo qui Tonini ad anticipare il numero 8 ed arriva in questo momento il triplice fischio dell'arbitro David La Pietra e dunque partita che termina sul risultato di 4-2, Sporting che balza momentaneamente in testa alla classifica con 27 punti. Un saluto agli amici di Mondo Futsal dal Pala Bianchini da parte di Valerio Di Prospero.